Quella di Maria Barbella, giovane lucana emigrata con la sua famiglia a New York all'inizio dell'ultimo secolo, è una storia drammatica, una storia di immigrazione con parallelismi storici validi tanto oggi quanto allora. È una storia vera di una donna di Ferrandina che alla fine del 1800 emigrò in America. Sembra una storia dei tempi di oggi. Racconta appunto la storia di questa ragazza che trovò subito lavoro, che si innamorò subito di un uomo, un bell'uomo che con la parola, con il modo di parlare, conquistò il suo cuore, ma poi si svelò una persona che era già sposata, aveva dei figli in Italia e che voleva soltanto, come si dice da noi, sedurla e abbandonarla. Lei, soprattutto la famiglia, per diciamo così, fare in modo di riparare questo smacco, a tutti i costi volevano che lui la sposasse, anche se dopo lei dice sposami, poi io ti lascerò andare. E in un momento di follia, si può dire, quando lui disse a lei soltanto un porco ti sposerebbe, lei con un rasoio gli tagliò la gola. Da quel momento ci fu un processo sommario fatto di soli uomini, lei non parlava neanche la lingua, quindi non si poteva neanche difendere, fu condannata alla sedia elettrica, da poco inventata. Ironia della sorte, dall'Italia un'americana che leggeva il New York Times apprese di questa notizia e subito scattò in lei questa solidarietà nei confronti di una emigrata che era nel suo paese e che veniva, diciamo così, in maniera ingiusta giudicata e quindi condannata alla sedia elettrica. Lei tramite degli avvocati fece aprire il processo. E al secondo processo di appello fu liberata, fu diciamo così, fatto un omicidio personale e lei non andò più sulla sede elettrica. Alla fine dell'Ottocento emigrarono in America più di 750.000 persone. Adesso assistiamo soprattutto sulle nostre coste, noi veniamo dalla Basilicata, quindi nel Metapontino, Cosenza, la Sicilia, assistiamo quotidianamente, possiamo dire, a questi immigrati che vengono su dei gommoni e vengono a trovare fortuna. Come fortuna cercò Maria Barbella con la sua famiglia quando da Ferrandina a piedi fino a Napoli, per imbarcarsi su un battello che li portava, non sapevano neanche dove. Per cui questo parallelismo è attuale. È una storia di emigrazione, una storia di emigrazione comune a tutti gli emigranti del mondo e quindi mi sembra molto importante anche come tema. Devo dire che in Italia, laddove abbiamo fatto lo spettacolo in periodi dell'anno, quindi ripeto d'estate, l'estate dell'anno scorso, quando c'era la presenza di persone comunque emigrate, si sentiva un pathos diverso. Credo che il popolo italiano debba imparare molto, anzi moltissimo. Io stesso sono figlio di emigrante, papà è stato emigrante per 10 anni in Germania e il senso di sacrificio, il senso del dovere, il senso del rispetto della legge, il rispetto delle altre persone. Credo che questo deve essere di insegnamento per noi, ma soprattutto per i nostri figli. Laura D'Aprile, Omni News.